temi fedeltà al lavoro, giornata incentrata sul valore del fare impresa. Sono stati consegnati 23 premi in Camera di Commercio o a Fermo agli imprenditori che con le loro attività hanno lasciato impronte significative nel mondo del lavoro e con le loro storie hanno fatto grande il paese. Giornate come quella che si è svolta a Palazzo Azzolino sono una vera e propria iniezione di fiducia. Sono le storie di una realtà, la vera realtà del nostro territorio, dell'economia del nostro paese. Sono una miriade di aziende, ognuna diversa tra loro, ma tutte bravissime a fare il proprio mestiere, il proprio lavoro, a proporre e a produrre oggetti che sono quelli che il mondo ci chiede, no? È il Made in Italy nel mondo. Abbiamo degli artigiani e delle artigiane che fanno dei servizi che ci lasciano stupefatti. Vediamo acconciature che sono opere d'arte, vediamo vetrerie che oltre naturalmente a lavorare il vetro, ma su questi vetri fanno delle pitture che sono degne di essere esposte per quanto sono meravigliose. Insomma, c'è tanta gente che mette passione. Noi vediamo che alla domanda ma cos'è che ti dà più soddisfazione è vedere quando esce le mie clienti contenti e soddisfatti. Ora voi capite che questa è una frase meravigliosa di chi ama il proprio lavoro e di chi può solo andare avanti. Registriamo sia quella che è l'esperienza, la passione che mettono nel proprio lavoro, ma anche l'utilizzo di tecnologia che sono senz'altro oggi indispensabili, perché bisogna unire la conoscenza, la tradizione e l'innovazione, ma anche per il futuro la comunicazione. E allora vediamo che uno che fa le scarpe a mano le vende nel mondo, vediamo che uno che fa gli organetti le vende all'estero e vediamo chi fa dei vasi ancora a mano con una tradizione che sembrava che non esistesse più e riesce a proporli al mondo. Non solo, ma fa arrivare dal mondo gente che incuriosita di cose che ormai non si trovano più, le vengono a vedere sul posto e allora scoprono che la stessa bottega è un piccolo capolavoro e rimangono incantati. Erano presenti le autorità civili, militari e religiose, c'erano il prefetto di Fermo, Angela Pagliuca, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, l'assessore regionale al bilancio, Fabrizio Cesetti, il presidente della provincia, Aronne Perugini, a condurre l'evento la giornalista Rai, Barbara Capponi. Prima dei premi ci sono stati gli interventi del sociologo Massimiliano Colombi, che ha parlato di dignità del lavoro, e dell'economista Marco Marcatili, che ha evidenziato il valore della piccola e piccolissima impresa, quella che caratterizza la regione al plurale. Una giornata importante, eccellenza, oggi per il mondo dell'economia, dunque per gli imprenditori, per le istituzioni, per il territorio. Questo sicuramente è un territorio tra l'altro vivace da un punto di vista imprenditoriale, quindi sono giornate che segnano e che vanno a grande lode di questo fermano splendido. Ecco, possiamo dire, eccellenza, che abbiamo tantissimi grandi imprenditori di valore in questo piccolo territorio? Sicuramente, tant'è che oggi le premiazioni lo attestano. Farò un richiamo sull'attenzione anche che dobbiamo avere all'ambiente subito dopo, tra l'altro, la conferenza di Parigi. Diciamo che dobbiamo avere un respiro anche più ampio. Premi agli imprenditori Silvano Sassetti di Monte San Pietrangeli, Fausto Ripani di Monte Granaro, Mario Scheggia di Monte Granaro, Gabriele Di Donato di Fermo, Bruno e Dante Belleggia di Falerone, Franco Cruciani di Magliano di Tenna. Che significa essere imprenditore oggi? Essere imprenditori oggi è credo che sia una grossa responsabilità, perché ogni periodo c'è un cambiamento, c'è da rinnovarsi, c'è da guardare lontano, e rinnovarsi significa dare risposte a quello che il tempo attuale e futuro ci chiede e ci domanda. Premi alle imprese, la bottega dei vasai di Montottone, Vega di Ponzano di Fermo, l'impresa edile Ripani di Amandola, impresa che si è particolarmente distinta per esperienza, riuscita di passaggio generazionale.
Premi alla tappezzeria Agostini di Porto San Giorgio, alla vetreria Petrini di Porto Sant'Elpidio, alla pasticceria Gallucci di Fermo, a Dina Bengasi di Fermo. Che significa fare impresa oggi? Per la nostra realtà significa rimanere legati al nostro territorio, perché è ciò che interessa conoscere ai turisti in particolare, e però essendo comunque aperti alle nuove proposte. Un artigiano rimane vivo, legato al territorio e aperto a ciò che è nuovo. Siamo molto onorati, io, mio marito e mio suocero, di aver ricevuto questa onorificenza, perché come è già stato presentata l'azienda, è 40 anni che è sul mercato, dal nonno di mio marito, mio suocero e poi lui, adesso anche io, siamo andati in azienda perché comunque questo periodo di crisi è stato opportuno apportare delle modifiche e fare innovazione, perché inizialmente noi eravamo diretti sul mercato dell'edilizia. Purtroppo nella crisi abbiamo dovuto cambiare rotta, ci siamo andati all'arredamento, al design, ma soprattutto alla cura del cliente. Cerchiamo con i nostri prodotti artigianali curati al minimo dettaglio di curare sia il prodotto che la sensibilità e le esigenze del nostro cliente. Premiata all'imprenditrice e alla guida di un'attività da oltre 30 anni, Elisabetta Ramini, estetista di Fermo, una dipendente del settore privato con un'anzianità lavorativa di oltre 40 anni, Silvana Di Lorenzo della ditta Ducals, Barbara Pacioni, personalità femminile che ha fatto del frantoio del Piceno di Montegranaro un'azienda agricola pluripremiata, Ramona Dariozzi, parrucchieria Il Bigodino, Federico Andrenacci della O2 di Campiglione di Fermo, premiato Bruno De Angelis per aver valorizzato le produzioni tipiche, conosciuto come l'organettista artigiano. Premi speciali a Rodolfo Zengarini, imprenditore calzaturiero, Stefania Scatasta, dirigente scolastica, Francesco Di Rosa, musicista veregrense di fama internazionale, Piero Massimo Macchini, attore, fantasista e anche clown. Lei è conosciuto a livello internazionale, è di Montegranaro, quindi diciamo un piccolo paese di una piccola provincia. Ecco, partire dal piccolo per arrivare al mondo si può, quindi, secondo lei? Certo, certo, si può, si può. L'importante è credere in quello che uno fa. Poi naturalmente nel mio caso è stata anche la fortuna di aver scoperto di avere questo talento con l'Obo, e quindi naturalmente si parte da un punto di vantaggio. Poi ecco, non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che comunque si incontrano, cioè che la strada non è così in pianura, anzi ci sono tante difficoltà, però l'importante è quello che dicevo anche prima, no? Un invito ai giovani che dovranno affrontare il mondo del lavoro, quindi avranno magari meno opportunità di quello che ho avuto io, perché me ne rendo conto, avendo tanti allievi, quanta difficoltà fanno oggi solo ad avere la possibilità di fare un concorso, di fare un'audizione. Però quello che esorto e che dico sempre ai miei studenti è quello di non scoraggiarsi e di impegnarsi, perché è più difficile ancora oggi riuscire ad ottenere dei risultati, e la differenza la si fa solo impegnandosi al massimo, dando tutto se stessi, e i risultati comunque arriveranno. Vedo che comunque, nonostante le difficoltà, chi si impegna, chi ha le qualità, riesce comunque ad ottenere dei risultati. Appena mi ha chiamato Graziano ho detto vabbè dai, vi state sbagliando, premio al lavoro, però alla fine dico sai che sono tanti anni che veramente mi impegno, nel senso che io ho avuto la fortuna insomma di non diventare comico ma nascere stupido, e quindi cioè, fare questo per me è una cosa abbastanza naturale. Lo racconto nello spettacolo Scherziamo, chi nasce per gioco non può che vivere in allegria. Io nasco dalla morte di un fratello, sono nato dopo 3 anni dalla morte di questo fratello, quindi quando sono nato io ho riportato un po' la gioia in famiglia, e questa cosa qui mi ha fatto capire che nella vita devo fare il comico, fondamentalmente fa divertire la gente, e per me quindi non è un lavoro, è un po' più una missione. C'è stato un periodo in cui dico ma cavolo, perché non vado a lavorare in fabbrica, no? Perché non faccio il venditore dei folletti? E poi dopo, quando ho accettato questa cosa, tutto è partito molto bene, devo dire che godo di stima, lavoro tanto e mi diverto pure molto.